Attenzione! Acquistando da Equivalenza o Pausa Caffè, riceverai buoni sconto validi per una fragranza a tua scelta o per un buon caffè presso il centro commerciale Mongolfiera di Taranto. Buongiorno, buongiorno a tutti. Mercoledì 23 gennaio. Oggi si celebrano San Temerenziana, San Tamasio, San Ildefonso di Toledo. Il sole sorge alle 7:30 e tramonta alle 17:13. Il tempo è stabile e soleggiato, grazie regia che ci metti la rosa dei venti. Il tempo, dicevamo, è sostanzialmente sereno e poco nuvoloso, le temperature vanno da 4 a 13 gradi, i venti spirano deboli da est-sud-est, quindi ecco qui libeccio, grazie regia, ci serve. Quindi oggi sappiamo che c'è libeccio, percentuale di umidità dell'aria che va dal 43 all'87% e i mari sono mossi. Vediamo chi è nato oggi, vediamo un po', ecco qua, 23 gennaio, Carolina di Monaco, Sergei Eisenstein, Édouard Manet, Jean Moreau e Giorgio Santuz e Stendhal. Vediamo un po', siete dei ribelli e solo raramente, se non addirittura mai, chiedete consiglio ad altri. Seguite fedelmente il vostro codice di comportamento e talvolta venite penalizzati perché ignorate le norme stabilite dalla maggioranza. Ma è più probabile che vi troviate nella posizione di chi fa le regole, anziché di chi le deve seguire. Caspita, non è poco. Dunque, abbiamo qui i nostri due giornali, cominciamo con il Quotidiano di Puglia e andiamo a leggere un articolo, ecco qui, che ci riguarda tutti, parcheggiatori abusivi multati e diffidati da agenti di polizia. Domenica il blitz fra il centro e la città vecchia. Continua senza sosta l'attività di prevenzione da parte del personale del commissariato Borgo. Nella giornata di domenica scorsa, tra Piazza Garibaldi e la discesa Vasto, tre parcheggiatori abusivi sono stati identificati e allontanati. A loro carico sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di 2.000 euro. Ai tre giovani è stato intimato inoltre il divieto di ritorno nei luoghi dove sono stati sorpresi nella loro illecita attività. I controlli hanno interessato anche noti pregiudicati della zona. I poliziotti ne hanno sorpreso uno alla guida di un'autovettura. Era in possesso di una patente contraffatta. Gli agenti, conoscendo l'uomo e avendo certezza che lo stesso fosse privo di patente perché mai conseguita, incrociandolo per strada, hanno immediatamente deciso di fermarlo per effettuare gli accertamenti di rito. L'uomo, già affidato in prova ai servizi sociali, è stato denunciato in stato di libertà per falsità materiale e uso di documento falso. Il veicolo sul quale viaggiava è stato posto sotto sequestro ed è stata elevata una sanzione amministrativa nei suoi confronti pari a 5.000 euro per guida senza patente. Quindi continua il controllo su quella piaga dei parcheggiatori abusivi. Continuiamo poi con la Gazzetta del Mezzogiorno e al suo interno troviamo un articolo, anche qui riguarda i parcheggi, ma in un altro modo. Ecco qui. A firma di Maristella Massari, strisce blu e multe scattano le verifiche. L'AMAT fa sapere che misurerà le dimensioni degli stalli. Dunque, contravvenzioni elevate per le auto parcheggiate male anche per soli pochi centimetri oltre gli ingombri. Ma leggiamo l'articolo. Scattano gli accertamenti sulla dimensione degli ingombri dei parcheggi con le strisce blu. Dopo la pubblicazione dell'inchiesta della Gazzetta, in cui si palesava il dubbio che gli stalli non fossero a norma, l'AMAT ha fatto giungere tempestivamente la sua replica. L'AMAT appunto dichiara che le situazioni andranno verificate. Nel caso in cui l'azienda accertasse che alcuni stalli della sosta, sui quasi 6.500 contrassegnati dalle strisce blu,
non corrispondono alle indicazioni fornite dalla normativa, effettuerà un intervento correttivo per ripristinare la larghezza prevista. Si sottolinea inoltre, si legge ancora, che l'indisciplina nel parcheggiare in modo regolare è diminuita nel corso dell'ultimo periodo. Le statistiche mensili confermano la tendenza degli automobilisti a rispettare con più frequenza il codice della strada, con conseguente diminuzione delle sanzioni. Il risultato, conclude la Presidente, è stato frutto sia della maggiore attenzione dei cittadini nella manovra di parcheggio, sia del senso di responsabilità degli ausiliari della sosta che hanno lavorato come sempre applicando il buon senso, atteggiamento che non deve intendersi in nessun caso come un via libera al parcheggio irregolare. C'eravamo occupati del caso dopo che un nostro lettore aveva inviato in redazione la foto della sua auto parcheggiata in piazza Kennedy con la ruota pochi millimetri fuori dalla striscia blu e con tanto di contravvenzione sul parabrezza. Ma così ci eravamo chiesti se quella multa fosse da elevare, se gli ingombri delle strisce blu rispettano sempre la misura prevista per legge. Sulla questione era intervenuto anche Luciano Manna. La normativa, aveva spiegato Manna, prevede che la larghezza degli stalli per il parcheggio di automobili non debba essere inferiore a 2,30 m. Manna aveva misurato alcuni stalli al borgo, verificando personalmente che sono molti quelli che non rispettano la normativa. Ho preso informazioni sulle zone dove sono state levate diverse multe. In piazza Kennedy ho misurato stalli che hanno una lunghezza di 2,08 oppure nel parcheggio interno di via Anfiteatro 2,20 e infine nel parcheggio interno di via di Palma, ex baraccamenti cattolica, dove si misurano 2,15 m. In tutti i casi gli stalli non sono regolari, quindi si prevede una raffica di ricorsi con tanto di avvocato e tanto di giudici di pace. Andiamo avanti, leggiamo sulla pagina bufale.net il video sulla baby gang che terrorizza il centro di Padova. Massimo Bitonci, ex sindaco di Padova e sottosegretario al Ministero dell'Economia e Finanza, il 20 gennaio ha pubblicato un video sulla sua pagina Facebook. Nella didascalia riporta quanto segue. Padova, la baby gang che terrorizza il centro, provocazioni e pugni, poi tutto sui social. Rubano, pestano e filmano per vantarsi su Instagram e WhatsApp. La testimonianza shock di uno dei ragazzi nel mirino che ha deciso di denunciare. Sono una quarantina, quasi tutti stranieri e ce l'hanno soprattutto con i ragazzi bene. Ecco. Questa non è una vera bufala, questa è una notizia vera, però per la quale adesso si stanno facendo dei controlli, perché praticamente, ecco qui, ci vogliono delle precisazioni, come dicono i redattori di bufale.net. Parliamo di precisazioni perché non è ancora nuta la nazionalità delle baby gang che terrorizza gli adolescenti del centro di Padova. Dunque, fino a questo momento non è possibile stabilire se i 40 appartenenti alla gang siano migranti, quindi c'è il dubbio che questa notizia sia stata usata in maniera strumentale. Andiamo avanti, cambiamo pagina, parliamo del sito delle giornate mondiali. Ci dobbiamo ricordare, quindi lo ricordo a me e a tutti, che domenica è il giorno della memoria. Il giorno della memoria è una ricorrenza internazionale celebrata il 27 gennaio di ogni anno come giornata in commemorazione delle vittime dell'Olocausto. È stato così designato il 1 novembre 2005 dalla risoluzione 60/7 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 1 novembre, dunque in riunione plenaria. La risoluzione fu preceduta da una sessione speciale durante la quale l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite celebrò il 60° anniversario della liberazione dei campi di concentramento nazisti e la fine dell'Olocausto. C'è una
una fotografia molto bella, che è quella praticamente della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz, avvenuta il 27 gennaio 1945 ad opera delle truppe sovietiche dell'Armata Rossa. Eccola qui, è terribile, ma sappiamo comunque che è l'ultima di questa disgrazia umanitaria. Continuiamo ad andare avanti. Cosa c'è? Ah, c'è una segnalazione. Il nostro solito amico Pierangelo che ci manda questa segnalazione, e io la leggo così com'è, testuale, non modifico niente. Ci sono troppi veicoli senza targa. Temo che in caso di incidente questi mezzi fuggano. Chi deve provvedere al controllo? Benissimo, l'abbiamo letto. Più di questo non possiamo fare. A questo punto credo che, ecco qua, la regia puntualissima, precisissima, ci ricorda il numero verde dell'AMIU. Se avete dei rifiuti ingombranti, non lasciateli per strada, dove capita, ma chiamate il numero verde. Sia il numero è gratuito, sia il servizio che l'AMIU offre è gratuito. Vi diranno dove lasciare i vostri rifiuti ingombranti e a che ora. Basterà solamente attenersi alle loro indicazioni. Grazie per chi vorrà accettare il nostro invito. Non abbiamo spazzamento notturno perché l'ultima settimana del mese è sospeso. Però abbiamo questa bella campagna di informazione della ASL per invitarci alla vaccinazione contro l'influenza. Ci sono delle categorie che non pagano nemmeno il ticket. Ecco qui, basta rivolgersi al proprio medico di famiglia che saprà cosa suggerirci e dove indirizzarci. Ecco qui, meglio evitare questi giorni di influenza, giorni che poi sono persi praticamente, non possiamo lavorare, non possiamo fare nulla, dobbiamo stare al caldo a letto, per chi se lo può permettere, tra parentesi. Ecco qui, abbiamo tempo fino al 31 gennaio 2019, si ringrazia la ASL per questa campagna di vaccinazione. E possiamo concludere con il nostro solito aforisma di Fernando Pessoa, ed è bellissimo: la vita è ciò che facciamo di essa. E con questo è tutto, vi ringraziamo per l'attenzione e vi diamo appuntamento, se volete, a domani mattina alle 9. Ciao a tutti. Attenzione! Acquistando da Equivalenza o Pausa Caffè riceverai buoni sconto validi per una fragranza a tua scelta o per un buon caffè presso il centro commerciale Mongolfiera di Taranto.